myself out. Abbiamo due colpi nel caricatore, ragazzo. Cosa vuoi fare esattamente? Lanciagliela. Lanciagliela. Perché non gliela lanciata? Qual è il problema? Va bene. Mi aspettavo un'altra... Beh, ovviamente qui è chiuso. Così a coltelli. Abbiamo due colpi e quasi metà vita. Cioè, metà vita con due abbracci. Mortacci vostra. Ma che cazzo? Perché hai sentito tipo un orso? Ma la tua scorta è morta. In realtà non l'ho detto. C'è sempre l'altro tipo che stava... Quelli sono i corvi di Bloodborne. Quanto cazzo era grande. Ma io ho una domanda. Ma il calcio si può tirare? Allora, cosa abbiamo qui? Una macchina da scrivere, polvere da sparo. È stato aggiunto un ciondolo personalizzato alla valigetta. Ok. Personalizza valigetta. Ovviamente la valigetta dorata, ma scusami, cioè, ma ti pare? Ciondoli. Ok. Deposito, salvataggio, direi che salviamo, molto bene. Ah, ok, con tab si apre la... perfetto. Mappa, grazie a Dio. Qui è per crearti la roba. Rozzo amuleto, missione, dobbiamo ritrovare Ashley, e vabbè, fino a qua. Direi che ci siamo. Non so perché non posso scegliere io se usare o meno la torcia. Allora, aspetta che... Magari mettiamo la chat a scomparsa. Ok. Che effettivamente se nessuno scrive avere i messaggi... di un'ora prima. Ok. Delle munizioni di pistola dentro un cassetto. Questo veicolo sa molto di The Last of Us, non capisco... Pesetas. Quindi c'è di nuovo il mercante, quello storico, fantastico, meraviglioso. Oddio, è questo. Quante coltellate gli devo tirare? Madonna.
Quindi non è come nell'altro che bastava tirargli un colpo nella gamba, ma devi tirarglielo in testa il colpo, va bene. Guarda che ti vedo. Quindi sono tre colpi in testa, pianta rossa, granata stordente. Oh, bene, bene con la rotella del mouse, Dio sia lodato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Che arrivare a 7 è impegnativo. Ok, io che sto giocando in modalità normale, posso salvare anche da qui? No, mi serve sempre comunque la macchina oppure l'autosalvataggio, che immagino essere la sfera. No. Io direi che me ne vado da questa parte. Gli lascio fare il falò. Tanto mi stava anche un po' sul cazzo il tipo. Posso fare un pietrificus totali se. È che non devi mai andare via. È quello il problema. Non devi mai andare via. Così non c'è la pubblicità. Allora, questa finestra si può sicuramente sfondare, ma fa un casino della Madonna. È che è il problema di avere l'affiliazione. Purtroppo. No, nessuno è qui. Non si chiama qui. Ok, mi sembra che sia tutto comunque abbastanza. Scavalca, esatto. Ok, questa si può sfondare. Allora, non sembrano molto amichevoli con gli stranieri, ma quella è anche abbastanza cieca, vedo. Ma chi? Chi è che? Chi deve essere dove, signora? Ma signora! Alla Paolo Bitta, stavate parlando di me? Credo mi abbiano visto. Oh, signora, si fa male col forcone, signora. Sì, vabbè. Sì, ma non c'è un modo per schivare, tipo. Vabbè, ma qua allora, qua c'era il campanile, io adesso salgo. E aspetto che arrivino tutti, no? Vaffanculo.
Oh, signora, la trappola per orsi mi sembra un po' eccessivo. Ma no, attacca con il coltello, è un gran baffanculo. Madonna mia. Cosa faccio? Giriamo... No, non mi serviva un altro nemico. Io ho un problema con le munizioni. Sì. Però dovrebbe avermi liberato, in teoria. Dovrebbe avermi liberato in teoria la strada, quello con la motosega. Che è lì. Io corro. Corro molto veloce. Allora, nel gioco base era su di qua l'uscita. Ah, comunque è impossibile ucciderli tutti questi. E sono morto. Se non è stupido quello con la motosega, sono morto. Olio cuore! Cosa succede? Follia. No, la trappola. Un'altra trappola per orsi, no, mi signori. Cosa si aspettano? Cosa si aspettano che io faccia in questo punto esattamente? Ma sei fortissimo! Ma hai visto quanta cazzo di gente c'è? E quante poche munizioni io ho, più che altro. E tu adesso potresti dirmi, coglione di merda, apri la mappa e guarda quali sono le porte aperte. E io ti dico, hai ragione. Ed è quello che farò in questo esatto istante. Mi aspettavo però a una certa di poter... Ah, dietro non ci posso andare. Qua è chiuso. Qui è chiuso. Piazza del villaggio. Non c'è mica un'altra uscita, scusami. Oh, sarò stupido io, eh. Anzi, sicuramente sarò stupido io. Però... O si sono sbagliati a non darmi un cazzo di munizioni. Ma di qua si può andare? Ah, ma di qua si può andare. Forse non bisogna triggerare la gente del villaggio? Bisogna essere... Sneaky sneaky... No, non puoi essere sneaky sneaky. C'è uno che ti fissa in modo molto sexy. O a una certa ti giri. No, Ah, ma tra l'altro, qua sono scopertissimo, ma mi ignorano. No, esco altri... Che altri giri potrei fare? Allora, analizziamo la situa. Allora, una scala per salire. Non c'è.
Se sbuco di qua mi vedono. Quel tipo là mi guarda. Quindi non posso passare di qua. A parte che voi due siete veramente rincoglioniti. Dentro forse c'è. A parte che c'era sto barile che non avevo visto. Azz! Ah! Ma madre te, do donde stas? No, signora. No, signora. Io non ci sono, signora. No, no. Signora, non si. Come si cambia la spalla? Mannaggia San Crispino. Si rifermi lì, per favore. Grazie, carissima. Ma lei è veramente una cara signora. Riproviamo. Mi vedono? Non mi ha visto. Stracazzo ha fatto non. Però scusami, adesso voglio equipaggiare questa. Se io lancio questa qui. Ok, allora, il coltello sta per andare a puttana. E questo è male. Abbiamo una piantina rossa, che questo invece è bene. Ah, ma dovevo chiudermi in. Ma io di grazia. Come cazzo facevo a capire che dovevo chiudermi in sta casa? Mi piace molto tutta sta roba che mi sta andando. È arrivato da dietro, ma non mi piace da dietro. Salve, salve. Salve. Salve, salve. Allora, un attimo solo che vorrei creare un attimo un'erbetta. Un'erbettina un po' così per refullarsi nel caso. Abbiamo lo spray, il coltellino che sta morendo. Ah, mi è andato per poter fare munizioni, giustamente. Mi posso buttare giù? Ah sì, ok. Allora, in codesta situazione direi che ci andiamo a prendere l'erbetta.
Sì, ma comunque. Comunque farmi cadere nel momento in cui arrivava il tipo con la motosega vuol dire che siete veramente dei figli di puttana. Wow! Wow, wow, wow! Signore, signore, vi fate male! Sono comunque super rincoglioniti, eh. No! No, 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 no! Dio cantante lirico. No, no! Non li voglio gli abbracci. Sì, ma... sì, suona le campane. Oddio, Fra Martino m'ha salvato! La campana. Fra Martino! Grazie, grazie Fra Martino, grazie. Quello è il gemello di quello che abbiamo ammazzato all'inizio del gioco. Non c'era bisogno di chiudere a chiave. Anzi, un minimo di voglia di vedere che cazzo succedeva lì dentro m'era venuta, ma... Where's everyone going? Bingo? Io, Leon, vorrei capire come ti è venuto in mente il bingo, onestamente.